I podcast di Manzoni Editore. Di Francesco Antolini, La corona ferrea, fede e potere attraverso i secoli. Una doppia tradizione, antica di secoli, ripercorre le vicende di questo sacro e augusto cimelio che è la corona ferrea, in cui si uniscono il più pregevole fra gli oggetti serbati nel tesoro e la più importante reliquia della Basilica di San Giovanni Battista, dell'antica città di Monza. L'uno è il cerchietto ferreo che ruota entro la corona, e da cui è detta ferrea, ovvero di ferro, formato da una porzione di uno dei chiodi con cui Gesù Cristo fu crocifisso. L'altra è essa stessa un dono del pontefice San Gregorio Magno alla longobarda regina Teodolinda, in servigio dell'inaugurazione del re d'Italia. Assai diversa, però, è la sorte che investe tale tradizioni, onde potere a entrambe avvalorare un'autenticità che, quanto più nella prima, tanto meno si ravvisa nella seconda. La prima tradizione vuole che l'imperatrice Elena, madre di Costantino e zelante cristiana, si sia recata a Gerusalemme nell'anno 327, onde rintracciare i luoghi, le memorie e gli strumenti che servirono alla passione di Cristo. E infatti, dopo molte indagini sul monte Calvario, rinvenne alla fine la croce ove egli morì, nonché il suo sepolcro con dentro il titolo e i chiodi, il tutto ivi riunito da Maria Vergine. Tale rinvenimento e tali fatti si trovano avvalorati nella orazione funebre del milanese arcivescovo Sant'Ambrogio, recitata per il defunto imperatore Teodosio nel 40° giorno della sua morte, alla presenza del di lui figlio e successore Onorio. Così si esprime l'oratore. Cercò Sant'Elena i chiodi coi quali fu il Signore crocefisso e li rinvenne. Di uno di essi fece formare un freno, dell'altro intessè un diadema, quello a ornamento, questo a devozione. Mandò pertanto suo figlio Costantino il diadema, ornato di preziose gemme, la più preziosa delle quali era il ferro interno, strumento della divina redenzione. Egli mandò anche il freno. Dei due doni si valse Costantino, che ne tramandò la fede ai suoi successori. La seconda tradizione, invece, quella relativa alla corona vera e propria, dono di San Gregorio a Teodolinda, non è coadiuvata da alcun antico documento e ha perciò incontrato forti eccezioni, controversie e censure. Fra i molti argomenti di obiezione e discordia circa la valenza storico-religiosa della corona e delle tradizioni che ne tramandavano le vicende, si sceglieranno i tre più importanti, ai quali più o meno tutti gli altri si richiamano. Primo, l'incertezza e la mancanza di prove autentiche che la corona sia davvero quella inviata da Sant'Elena a Costantino e della quale discorre Sant'Ambrogio. Secondo, non si rinvengono scrittori di quell'epoca o ad essa prossimi che parlino non solo della corona inviata da San Gregorio a Teodolinda, ma neppure delle tante antiche incoronazioni che si vogliano per esse eseguite. Terzo, l'impossibilità di poter conciliare sia la sua piccolezza che la sua singolare struttura con l'uso con cui si vuole sia destinata, nonché la duplice sua denominazione di diadema e corona. Partiamo dalla prima obiezione. È certo che pretendere di addurre prove di una materia tanto antica e priva di documenti è atto di temerarietà, ma non meno temerario è il provarci. A confutare la tesi che la corona di cui discorre Sant'Ambrogio sia la stessa inviata da Sant'Elena al figlio, concorrono in soccorso le date. Quando Sant'Ambrogio recitò la sua orazione, il caso dell'inventio crucis, ovvero il ritrovamento della croce da parte di Sant'Elena, non era molto lontano. Il ritrovamento risale al 327,
la morte di Teodosio nel 395 e 2 anni dopo quella di Sant'Ambrogio, che morì a 57 anni, questo lo sappiamo, da che si evince che l'arcivescovo era nato nel 340, ovvero 13 anni dopo il rinvenimento, quando la tradizione orale e la conoscenza dei fatti doveva essere ancora viva. Inoltre, nelle sue parole, Sant'Ambrogio qualifica la corona ferrea come diadema prima che si applicassero il cerchietto di ferro, come corona nel momento in cui vi fu applicato. Tale distinzione, che fa parte dell'orazione completa, ravviserebbe una profonda conoscenza dell'oggetto descritto e di suddetta precisazione si dirà più avanti. Nel corso della storia, numerosi avversari della ferrea si sono opposti a queste ragioni, sostenendo che la corona non fosse quella inviata da Sant'Elena a Costantino, ma che si trattasse invece di un manufatto più recente. La seconda obiezione che la storiografia laica ha opposto alla tradizione è come la corona sia giunta nelle mani di San Gregorio, il quale l'avrebbe poi ceduta a Teodolinda. Se così fosse, si dovrebbe scorgere qualche traccia fra le lettere del pontefice alla regina, dato che nella loro corrispondenza egli le rammenta di altri doni e non certo di tale importanza. A sostegno di questa osservazione, i promulgatori della tradizione pretendono che una lettera sia andata smarrita nel tempo e a riprova di ciò giungono in soccorso i famosi oli santi conservati nella stessa Basilica Monza, che incorrerebbero nello stesso scoglio della corona se, per la sola sottoscrizione sul famoso papiro di Monza, non risultassero anch'essi inviati da San Gregorio a Teodolinda. Passiamo ora a come la reliquia sia pervenuta a San Gregorio, dato che la storia negli scritti ambrosiani e gregoriani non presenta alcuna traccia. Anche in questo caso forza è ricorrere a congetture. Si potrebbe pensare che fosse stata donata all'imperatore Costantino Tiberio Augusto prima del 582, anno in cui morì l'imperatore e San Gregorio, allora legato pontificio, fu chiamato a Roma da Papa Pelagio II. In alternativa, la corona potrebbe essere stata inviata dall'imperatore Foca a re Agiulfo, secondo marito di Teodolinda, in occasione della loro tregua. Nella circostanza, dice lo storico Paolo Diacono nella sua Historia, l'imperatore inviò al re Longobardo doni imperiali, munera imperalia. E cosa più di una corona conviene all'attributo imperiale? Tanto più, non essendo allora quel diadema inteso quale distintivo della sovrana dignità, ma solo come un prezioso manufatto. Un'altra congettura vorrebbe che la corona sia passata per le mani dei re Longobardi e anche dei Goti molto prima di San Gregorio Foca, ovvero che sia stata recata in Italia da Teodosio, ultimo imperatore a regnare sull'Impero Romano Unito, in carica dal 379 al 395. Quando poi l'impero fu diviso fra i suoi 2 figli, toccò al primogenito Arcadio, imperatore d'Oriente, quella propriamente imperiale, e quella ferrea spettò al figlio minore Onorio, imperatore d'Occidente. Ciò coinciderebbe e sembrerebbe più consenziente con le parole di Sant'Ambrogio, il quale ritraeva la corona con evidenti caratteri, come se l'avesse lì presente e ne avesse avuto notizia dallo stesso imperatore Teodosio. Non sarebbe inverosimile che per diritto di conquista la corona sia passata in possesso del re dei Goti Teodorico, che a Monza aveva la sua residenza estiva, quindi ai Longobardi. Altra ipotesi da non escludere è quella riportata negli Annales Valesiani, ovvero che la corona facesse parte degli ornamenta palatii inviati da Odoacre a Zenone nel 476 e poi resi dall'imperatore Anastasio I a Teodorico, il quale avrebbe fatto aggiungere numerose pietre e fatto rimontare il diadema sul proprio elmo, il camaleuchion,
Queste ipotesi però sono scavalcate dall'universale tradizione che, senza porsi troppi dubbi sulla sua origine, individua nella corona un regalo di San Gregorio alla regina Teodolinda, ad uso dell'inaugurazione del re d'Italia. La Corona Ferrea di Francesco Antolini è disponibile in libreria nella collana I Sapientini di Manzoni Editore.